Salve e bentornati su Have to Move. Oggi vi racconto quanto ci è costato il nostro van, la Coco. Allora, qua sul librettino mi sono segnato tutti i prezzi e tutti i costi, così non mi scordo, e qua vi lascio il totale progressivo, così che a fine video saprete esattamente quanto abbiamo speso. Buona visione! Ok, in questa prima parte vi racconto quanto ci è costato l'acquisto del mezzo, quanto ci sono costati tutti i documenti per metterlo in regola e quanto ci sono costate le operazioni di manutenzione e riparazione che abbiamo fatto fare al meccanico per rimettere un po' a nuovo il nostro furgone. Ok? Dunque, l'acquisto ci è costato 1.950 euro. Siccome il precedente proprietario aveva solo un mazzo di chiavi, abbiamo fatto fare due copie che ci sono costate 10 euro. Per quanto riguarda i documenti, invece, abbiamo speso 130,70 euro per il passaggio di proprietà. Poi, abbiamo speso per pagare questa azienda che ci ha fatto tutti i documenti per l'omologazione 450 euro. Ok? Una volta poi terminato il processo di conversione, abbiamo pesato il furgone e la pesata ci è costata 9,90 euro. Ok? Una volta poi terminato tutto il sistema elettrico, invece abbiamo speso 144 euro per il bollettino elettrico che servirà poi per l'omologazione. E una volta pronti tutti i documenti per l'omologazione, siamo andati a fare la revisione finale, quella che appunto certifica che tutto ciò che è inscritto nei documenti sia effettivamente installato sul furgone, e questa operazione ci è costata 100 euro. Allora, per quanto riguarda il meccanico invece, abbiamo fatto le seguenti operazioni. Abbiamo sostituito tutti e quattro gli ammortizzatori, sia davanti che dietro, tutte e quattro le pastiglie di freno, sia davanti che dietro, abbiamo tirato il freno a mano, ok? Abbiamo sostituito la luce della retro perché non funzionava più, abbiamo pulito tutti i filtri, quindi olio, carburante, il filtro dell'aria eccetera, e abbiamo pulito anche tutto il sistema del raffreddamento del motore. Dopodiché abbiamo sostituito i due silent block davanti che si erano danneggiati, abbiamo cambiato la pompetta per i tergicristalli e abbiamo cambiato tutti i liquidi, quindi l'olio, il liquido del raffreddamento, il liquido dei freni eccetera. E per finire abbiamo riparato uno dei due supporti del motore che si era danneggiato completamente, e tutte queste operazioni ci sono costate 1.389,42 euro. Infine abbiamo dovuto comprare le quattro ruote, perché quelle vecchie erano già troppo vecchie e danneggiate, abbiamo dovuto cambiare uno dei due specchietti retrovisori, abbiamo cambiato una levetta dei fari perché non faceva bene il contatto e quindi non funzionava bene, e infine abbiamo comprato anche tutti i parasoli che poi abbiamo messo sulle varie finestre della Coco, e tutti questi acquisti ci sono costati 410,04 euro. Ok, il resto dei costi invece li suddivido in base al mobile di appartenenza, quindi per esempio quanto ci è costato il tavolo, quanto ci è costato il mobile da cucina eccetera, però prima vi parlo di tutti quei costi, quegli acquisti che abbiamo dovuto fare che non sono inerenti a un mobile in particolare ma sono più in generale per il furgone. Abbiamo comprato delle vernici, e in particolare abbiamo preso una vernice antiossidante sia per il pavimento che per alcune parti della carrozzeria. Abbiamo preso la vernice bianca per quelle parti che poi sarebbero rimaste a vista, diciamo così. Abbiamo preso la vernice per il legno, quindi per proteggerlo e renderlo un po' più brillante, e alcune colle che poi abbiamo usato per incollare alcune parti del furgone, eccetera. E queste vernici ci sono costate 85,50 euro. Dopodiché gli isolanti. Allora, abbiamo preso tre tipi di isolanti differenti, uno un po' più spesso che abbiamo messo dietro le pareti e dietro al soffitto, uno un po' più fine che abbiamo messo sotto al pavimento, e invece uno più piccolino che abbiamo messo in quei punti dove gli altri due isolanti non andavano bene, e tutti gli isolanti ci sono costati 97,57 euro. Per quanto riguarda i legni invece, allora, i legni delle pareti e del soffitto ci sono costati 132,16 euro. Il legno del pavimento invece, che è questo finto parquet, ci è costato 109,96 euro. Dopodiché le tende, il rivestimento dei cuscini, le calamite, le zanzariere e anche il velcro appunto per le zanzariere, e tutte queste, diciamo, tele che abbiamo montato un po' tipo sul davanti, sul soffitto dell'abitacolo eccetera, ci sono costate in totale 71,48 euro. Per il mobile del tavolo barra letto abbiamo speso 138,98 euro per comprare i materiali che abbiamo fatto fare da questa azienda, quindi le tavole e i listelli, ce li hanno tagliati secondo il nostro progetto, così che una volta arrivati abbiamo semplicemente montato i pezzi.
Dopodiché il meccanismo del tavolo ci è costato 62,57 euro, cioè i due pali e i due supporti per entrambe le gambe, e infine quelle che sono le maniglie, le cerniere per le casse panche inferiori ci sono costate 18,09 euro. Ok, passiamo adesso al mobile della cucina. Dunque, i due bidoni, quindi delle acque pulite e delle acque grigie, ci sono costati 38,68 euro. Dopodiché le due serrature, quindi quella del frigo e quella del cassetto, ci sono costate 11,99 euro. Il rubinetto ci è costato 35,90 euro. Il piano cottura e il lavandino ci sono costati 78 euro. Le due spazzature ci sono costate 26,22 euro. Poi tutti i materiali per poter fare il cassetto ci sono costati 36,08 euro. E per finire il fornelletto a gas ci è costato 15,68 euro. Ok, passiamo adesso agli armadi superiori. In generale ci sono costati molto poco, perché quasi tutti i materiali abbiamo recuperati da vecchi armadi che avevamo, ma quello che abbiamo dovuto acquistare sono state allora le serrature, che ne abbiamo prese 4, cioè per i tre armadi più il copriregolatore, 8 euro. Dopodiché questo rivestimento in bambù che abbiamo messo sulle ante frontali ci è costato 24,95 euro. E infine tutte le maniglie più la tela antiscivolo che abbiamo inserito dentro gli armadi ci sono costate 16,20 euro. Ok, proseguiamo adesso con il sistema elettrico, che è un po' la parte più corposa di tutta la conversione. E dunque abbiamo speso per l'inverter 53,31 euro, per il kit solare che include pannello solare, i supporti per attaccarlo sul tetto, il regolatore solare e la batteria più i vari cavi per connettere tutto insieme, 411,71 euro. Dopodiché le quattro luci più questo filo di LED ci sono costate 9,95 euro. Successivamente tutti gli altri cavi per connettere il sistema più i terminali dei cavi ci sono costati 80,70 euro. L'acquisto del relè invece che connette le due batterie ci è costato 51 euro. Il frigo ci è costato 120 euro. Tutte le varie prese, quindi queste a 220 più quelle a 12 volt, ci sono costate 16,99 euro. La pompa immersione ci è costata 14,04 euro. Tutti gli interruttori più i copri interruttori ci sono costati 6,20 euro. E per finire i due ventilatori ci sono costati 24 euro. Bisogna infine aggiungere tutto ciò che abbiamo usato e comprato per effettivamente costruire il mezzo. Quindi sto parlando delle viti, dei chiodi, delle squadrette, non so, delle cerniere, dei pezzettini di giunzione, eccetera. Ma non solo, anche per esempio il trapano elettrico, la saldatrice, oppure la sparachiodi, per dire, eccetera. Insomma, tutto ciò che abbiamo usato per ottenere ciò che vedete voi adesso. Tutto questo ci è costato esattamente 306,03 euro. Quindi, come vedete, il nostro totale finale è 6.696 euro, giusti giusti. Volevo giusto aggiungere un'ultima cosa, cioè che questa cifra l'abbiamo spesa tra me e la mia ragazza, quindi più o meno abbiamo speso 3.350 euro a testa, e di ciò siamo molto contenti, perché siamo rimasti dentro al budget che ci eravamo prefissati, e da zero abbiamo ottenuto appunto un furgone, un mezzo che ci ha permesso già di fare diversi viaggi, sperando che ce ne faccia fare molti altri. Mancherebbe giusto un'ultima cosa, e cioè la verniciatura esterna inferiore della carrozzeria, che però per il momento non abbiamo ancora realizzato, ma stimiamo che ci possa costare intorno ai 300 euro. E quindi, se vogliamo arrotondare un po' così, più o meno il furgone completo da 0 a 100, diciamo così, ci è costato 7.000 euro. Grazie ancora per la visione, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.